Sesta giornata del campionato di prima categoria nel girone C, prosegue la marcia delle prime in classifica. Fanno il loro dovere le città di Soverato e la Promosport, che vincono in trasferta e restano in testa alla classifica a 13 punti. Seguono poi il Real Montepone, vittorioso sulla Polisportiva Palermiti, la Stella Mileto, il Piscopio, la Real Fabriziese e il Bivongi, che è l'ultima delle squadre di testa a vincere. Perde ancora una volta la Pino Donato Taverna in trasferta, riposa il Pizzo nella giornata di oggi e perde, come dicevamo nella presentazione, ancora una volta la Polisportiva Palermiti, che rimane ultima in classifica, questa volta con un solo punto. Venendo alle singole partite, dobbiamo segnalare la bella vittoria della città di Soverato in trasferta a Laureano, un 4-0, con il suo giocatore Ventura, che davvero sta diventando un bomber di razza e che sta trascinando la squadra di Matteo Sgro. 13 quindi i punti di distacco, dalla 13 punti ovviamente maturati in classifica, ancora imbattuta, come del resto imbattuta sono anche il Real Montepaone e la Stella Mileto. Anche il Promosport fa il proprio dovere, va a vincere a Sant'Onofrio per 1-0 e rimane in testa alla classifica insieme alla squadra di Soverato. Deve aspettare invece l'ultimo secondo della partita il Real Montepaone per avere ragione di un coriaceo Polisportiva Palermiti, che soltanto nel recupero, come d'altra parte era successo anche nella partita interna contro il Città di Soverato, che si arrende alla gol di Bitonte per l'1-0 del Real Montepaone, che così si attesta in terza posizione in classifica ad un solo punto di distacco dalla coppia di testa. Una partita abbastanza tirata, non bella in fondo alla fin fine, perché il Palermiti cercava assolutamente di raccogliere qualche punticino buono per la propria classifica. È un primo tempo abbastanza soporifero, anzi è il Palermiti proprio che deve dire qualcosa al risultato, in quanto il suo giocatore Bassi De Masi fallisce un calcio di rigore segnalato dall'arbitro per un fallo di mano in area del Montepaone. Nel secondo tempo è la squadra di Pisano a fare maggiormente la partita, qualche tiro in più però fuori dallo specchio della porta del portiere del Palermiti, che si arrende soltanto, come dicevamo, all'ultimo momento. Partita tirata, un po' nervosa, ma poi alla fine tutto quanto si tranquillizza. Dicevamo anche della Stella Mileto, che si attesta in quarta posizione vincendo 3-0 contro la Sersalese. Una Sersalese strana, vince in casa, purtroppo però non va bene in trasferta. Il Piscopio fa seguito alla vittoria di domenica scorsa a Catanzaro Lido contro il Palermiti e batte anche il Pino Donato Taverna, una squadra che fuori casa a quanto pare non rende per quanto se fa nelle proprie mura di Taverna. Un 2-0 che lascia l'amaro in bocca proprio alla squadra di Taverna, che probabilmente dovrà rivedere qualche cosa se vuole continuare ancora a lottare per le posizioni in classifica. Non è lontana, perché è a 9 punti insieme al Bivongi Passano, però già 2 sono le sconfitte esterne, 3-0 quella di Soverato, 2-0 quella di oggi, e quindi cercherà di dover mettere mano probabilmente a qualche cosa nel livello difensivo. Vince anche il Bivongi Pazzano 3-0 alla Praser e sale a 9 punti, quindi anche qui nelle zone alte della classifica. Ultima delle zone altissime della classifica, la Real Fabriziese, che vince la propria partita in casa contro la Rosarnese. Rosarnese penultima in classifica, che non sta andando bene. E come succede spesso nelle varie domeniche, succede che le prime 7 squadre del campionato vincono le proprie partite, le ultime invece la perdono, tranne il Pizzo, che oggi ha dovuto riposare. Sorry.